is a perfect moment for diffusion to the spirit in this daemon. Chained spirit, oppressed talent, imprisoned genius into the secret of our unconscious. C'è Berlusconi, eh? Ah, meno male. Lei non lo sa, scusi, vieni qua, c'è Berlusconi. Sì, sapevo. No, sapevo che c'era Berlusconi. Da dove venite? Noi dai PIN. Per il PDL? Sì. Voterete per il ticket? Certo. Come voterà per il ticket? Ma che ne so. Mamma mia, sta tranquilla, se ne sta trovando. E tenete anche da lì. Mugugna nei rottamatori, ma si fa calda la già affosa platea quando la sinistra propone con una mozione di votare già una data certa. Maretta anche in un'altra mozione respinta, quella sul matrimonio gay, da inserire nel programma elettorale. Ogni istante attenderò. Io quelle le considero cose estetiche, mi dedico alla sostanza. Ma parete bien, che valiente sei, joder, capisce ciò, per non avergonzare il mio e mi vivrà. Con tutti i problemi, i difetti, le sofferenze, i rischi, la crisi, però questa terra è la tua terra. Quest'Italia è la tua Italia. E noi per quest'Italia faremo qualcosa. Di un centro anziani ai Pini. Voterete per il ticket, quindi? Non lo sappiamo adesso. Noi siamo... Voterete? Per il ticket di Berlusconi? Sicuramente. Non sappiamo ancora. Secondo quello che... Open mind to the world, freedom, love, that will kiss open ears, making ourselves a visceral shout. Perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Buongiorno, si accomodi. Possiamo darle generalità. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3939. Lei è indagato per reato connesso? Abbiamo l'avvocato Salvatore Catalano. Come tale lei ha diritto a non rispondere alle domande che le parti vorrebbero porle. Lei risponde? Sì, Presidente, anche perché avendo già reso interrogatorio al dottor Di Pietro e avendo ammesso in quella sede di aver violato la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, intendo dare il mio contributo a chiarire ogni aspetto, anzi sarò grato a lei e alle parti, se vorranno anche consentirmi, per la mia responsabilità di governo che ho esercitato all'epoca, di descrivere il periodo che va dal settembre al novembre del 1990. Il problema vero è che dall'ottobre, dal novembre del 1990 al maggio-giugno del 1991, c'era stata questa piccola modifica. Il dottor Gardini non era più alla guida del gruppo Ferruzzi. E di fatto stava diventando, era diventato, il dottor Sam e il dottor Ferruzzi. Il dottor Sam e il dottor Ferruzzi, il dottor Sam in verità, come ho già detto, mi venne a dire che c'era, come peraltro avveniva
nei riguardi, mi aggiunse, anche di altri partiti, di altri uomini politici, di sostenere la campagna elettorale del sottoscritto e dei miei amici. E comunque, questo avvenne poi, di fatto si realizzò. Ecco, dire, e comunque lei gli fece presente, guardi che è troppo presto, non ancora, voglio dire, non ancora c'è il cadavere. Lui però disse lo voglio dare lo stesso. No, in realtà mi disse ci vediamo poi nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. In verità io poi ci vediamo noi o ci vedremo un comune amico? In realtà venne da me poi il dottor Bignani. Ma lui le disse o direttamente o verrò direttamente o verrà un comune amico. Non le disse il nome? No. Ma per definizione, per definizione deve essere un amico comune a tutte e due. E fosse Bisignani. Arrivò Bisignani? Venne Bisignani. E appena arrivò Bisignani lei capì, e questo è il comune amico. Eh certo. Il dottor Bisignani nei mesi successivi venne tre volte. Cioè, scusi, prego. Venne una prima volta. Le disse, le do questa busta, le do queste carte. E queste sono le carte che ti manda Sama. Ecco, lei capì a quale carte si riferiva Sama? Dopo averle viste. E cosa c'era in questa busta? C'erano dei CCT, dei titoli di Stato. Bisignani le disse tornerò a portare altre carte? No. Quindi per lei, quella volta che è venuta, la prima volta a Bisignani, poteva essere la prima e l'ultima? Certo. Quindi fu una via da sorpresa rivedersi una seconda volta. Capire, in quel momento c'era la volontà da parte del gruppo Ferruzzi di sostenere non solo la mia campagna elettorale, ma anche la campagna elettorale dei miei amici. Ho intenzione di rimanere latitante. Salve. Noi, ciao Walter. Come sta, anzitutto? Come sto? C'ho tutti contro e in più c'ho una cosa che pende sulla testa di 750 milioni e dall'altra parte c'ho i giudici che mi odiano, che sono dei pubblici, dei criminali del Palazzo di Giustizia di Milano che hanno già ricominciato a muoversi con la Corte Costituzionale che gli ha dato via libera. Per tornare alla caccia all'uomo. Presidente, se mi permette di dire la mia, anzitutto tenga presente che chi le vuole bene in questo momento le si stringe ancora di più e quindi le può fare la conta meglio delle altre volte. Tenga presente, io sommessamente, ci ho pensato due giorni che penso a sta cosa, notte e giorno, ma che cosa ci si perde se si ripresenta la norma così come sta, senza andare poi a fare una legge costituzionale, così com'è, con quelle qualche modifica del caso, si riapprova e a questo punto devono sospendere tutto, riandando poi al parere alla Corte Costituzionale. Nel frattempo ci mettono 2-3 mesi, ci sono le prescrizioni e si avvia nello stesso tempo una legge costituzionale. Se si ripresenta tale quale una maggioranza così completa. Presidente, mi scusi, non mi sono spiegato. Se si ripresenta il lodo Alfano con qualche... Sì, ma non me lo approvano i fascisti. Cioè, Fini non ci sta. A ripresentare il lodo Alfano? Sì. Ma lei ci ha parlato? Ma no, non ci ho parlato. E Presidente, vedrà che lui su questo ci sta, altrimenti qui si rischia di scoppiare tutto. Mica è scemo veramente questo. Oh! Allora? Ecco, c'è un terreno verso la Camilluccia. 1.000 lire al metro quadro, un prezzo straordinario. Lo so, dopo il 30° chilometro. Sì, appunto. Lo conosce? Ecco, commendatore, io ho un'opzione da un anno. Mi permetto di offrire a lei l'affare. Oppure in società. Ma che ci costruisce? Ci rimette un occhio della testa. Non ci sono strade, non c'è acqua, non c'è niente. Ecco l'idea, commendatore. Il terreno sono 20 ettari, noi... Scusi, commentatore, mi sono permesso di dire noi come se fossimo già. Vada. Sì. Ecco, noi regaliamo 2 ettari ai frati di San Maurizio.
Perché? Perché loro ci costruiscono il nuovo convento con la floristeria. Io lo so, ho già parlato con il superiore, amico del generale, mio suocero. Allora il comune ci porta l'acqua, ci costruisce le strade, tutti i servizi sanitari e il prezzo aumenta di 100 volte il suo valore. In piedi, giovanotto. Che? E arrivederci. Voi giovani oggi con queste idee volete guadagnare in un anno ciò che noi abbiamo guadagnato in 50 anni. Ma lo sa che sono 50 anni che sgobbo io? E pigiama me lo sono messo che avevo 20 anni. Pensi un po'. Con questo boom perdete tutti la testa. Bisogna incominciare dalla gavetta. Lo so, commendatore. Lei è un dio. Farò tesoro dei suoi consigli, commendatore, ma lei potrebbe aiutarmi. Io ho una scadenza, commendatore, con la Fides Prestiti. Ma cosa c'entro io con la Fides Prestiti? Mai sentita nominare la Fides Prestiti? Ma chi è lei? Carlo. Ciao. Cos'hai? Questo dice che ho dei rapporti con la Fides Prestiti. Ma come si permette? Presenti 195, votanti 169, maggioranza 85, favorevoli 155, contrari 3, astenuti 1, il Senato. Il tesoriere dell'ex Margherita Luigi Lusi, attualmente senatore del PD, è indagato dalla Procura di Roma per appropriazione indebita aggravata. E intanto però c'è un nuovo scandalo che scuote il mondo politico, è il caso del senatore Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, oggi nel Partito Democratico, indagato appunto per appropriazione indebita, avrebbe sottratto ai conti della Margherita ben 13 milioni di euro. 13 milioni di euro della Margherita finiti sui conti del tesoriere del partito, il senatore del PD Luigi Lusi. Reo confesso ora. Il sospetto che i partiti rubino è forte, un pilastro del qualunquismo e dell'antipolitica, che tutti i partiti rubino e che tutti i partiti rubino allo stesso modo. Adesso c'è il sospetto che i partiti... L'ex tesoriere della Margherita avrebbe prosciugato la cassaforte del partito di Rutelli, poi confluito nel PD. 13 milioni di euro di rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici provenienti dal Partito Democratico, che fra il 2008 e il 2011 Lusi avrebbe gestito come fossero cosa propria, in parte investendoli nell'acquisto di una casa nel centro di Roma e di una villa ai Castelli Romani, ma dirottandoli anche attraverso 90 bonifici su conti suoi o riconducibili alla sua famiglia. Letta, mi scusi... Cosa è successo con Luigi Lusi? Il senatore del PD, ex tesoriere della Margherita, è accusato di aver sottratto al partito 13 milioni di euro. Coi soldi del PD si comprava gli appartamenti in Canada, si faceva la casetta in Canada. Fa anche tenerezza. Mi scusi, Letta, vi hanno rubato 13 milioni di euro e non ve ne siete accorti?